Allora, una cosa che ho visto quando voi fate gli esercizi è che vi correte, subito volete arrivare alla soluzione. Non dovete correre, non è che è una corsa a tempo la matematica. Dovete svolgerlo svolgendo le regole. Quando vi metto adesso questo, non mi dite subito la soluzione, la dovete ricavare voi sul quaderno. Mario guarda una partita di calcio in TV. Alla fine dei 90 minuti, sapete che alla fine della partita vengono tutte le statistiche, no? Sì. Compare sullo schermo la seguente figura, che riporta alcuni dati della partita. Bisogna leggere bene il testo. Nella colonna a sinistra, qui, compaiono i dati relativi alla squadra A e qui la squadra B. Qual è la domanda che vi fa? Mario sostiene che la squadra A ha avuto il possesso della palla per più di 70 minuti. È vero o falso? E dovete dire vero e anche perché. Provate. Qualcuno ha messo il 26 nella proporzione. E questo è errore grave, perché questo non c'entra proprio. Lui vuole sapere questo. La squadra B non la devo voi vedere. Poi qualcuno ha messo 70 nella proporzione. E non c'entra niente. Vi metto la soluzione. Allora, se vado giù, guardate. Mario non ha ragione, perché il 74% di 90 è minore di 70. Ho risposte equivalenti, qua andavano bene anche risposte un po' leggermente diverse. L'importante non vi mette il calcolo, ma il calcolo lo dovevate fare alla proporzione. Sembra lo stesso grafico, però queste domande. Dobbiamo dire se queste quattro frasi sono vere o false. Allora, la prima frase dice: la percentuale dei tiri dentro lo specchio della porta rispetto al totale dei tiri effettuati dalla squadra A, quindi io devo guardare qua, qui non devo guardare niente, è 40%? Allora, guardate qua, lui fa 4 tiri dentro su 10, 4 su 10 è il 40%, trovate? 400 su 1000, 40 su 100, 4 su 10, sono tutti 40%, 4 su 10 è 40%, quindi la prima è vera. Ok? La percentuale di tiri dentro delle due squadre, perciò è importante leggere il testo, ragazzi, perché a volte non si sa svolgere il problema perché non si capisce il testo. Rispetto al totale dei tiri effettuati è il 32%? Allora, il totale dei tiri effettuati lo vedo qua. 10 e 15. 10 e 15 sono 25 tiri totali. Su questi 25 tiri totali, quanti fanno dentro, quando vanno in porta? 8. 4 e 4. Quindi devo vedere 8 rispetto a 25, che percentuale è? E quindi io faccio 8 sta a 25, com'è x a 100? Viene 32%, e quindi è vera. Però avete capito che in questo caso qua dovete contare tutte e due le squadre, perché lui dice A e B, qua soltanto la A, qui tutte e due. Vediamo la terza. Nei 90 minuti oltre la metà delle palle è stata giocata dalla squadra B. Allora, le palle giocate sono qui, queste qua, quindi io, secondo me, conveniva fare, perché parla di oltre la metà, fare la somma di queste palle giocate, questo 666 più 547 diviso 2, vedere se questo supera la metà. Se la supera è vero. Allora, io faccio così: 666 più 547 e viene, quanto viene? 13, 1213 diviso 2. Se 166 supera questa cifra, e quindi è vera. Questa qua forse era un po' più difficile, l'ultima. Per più della metà dei 90 minuti di gioco, la squadra B ha dimostrato una supremazia territoriale rispetto alla squadra A. Qua dobbiamo vedere. Questo qua c'è un tempo più basso di A. Quindi sicuramente è falso. Allora, ne vediamo un altro simpatico. Sì.
Allora, quante famiglie del campione hanno almeno un figlio? Allora, su 50 famiglie, il 10% non ha figli, il 28% ha un figlio solo, capito? Campione vuol dire che io non prendo tutta la popolazione, prendo soltanto 50 persone. Quante hanno almeno un figlio? Quindi dovete togliere il 10% che non ha figli. 90%. Il 90% di 50? 45. Quindi 45 famiglie dovrebbe essere. Almeno un figlio, quindi devo togliere il 10% che non ha figli. Quindi 90%. Bravo. Vedete? 45.